Francesca Geraci. In Calabria, l'azienda Olearia Geraci e Macrofarm, uno spin-off universitario, hanno creato il primo scrub ai microgranuli naturali, ottenuto dallo scarto dei noccioli d'oliva. Non più microplastiche all'interno di questo cosmetico, come la legge finalmente impone, ma elementi naturali ed ecosostenibili. La lignina presente nel nocciolo, con capacità antiossidanti, unito all'acido ialuronico, permette di realizzare cosmetici anti-age. Lo scarto dell'olivo custodisce un segreto prezioso per la bellezza e per l'ambiente. Chiara Spigarelli. È in un laboratorio agricolo del Friuli che nasce la soluzione allo scarto della lana di pecora. In pochi sanno che la lana di pecora, essendo ignifuga, non può essere conferita ai classici centri di smaltimento e questo la rende un rifiuto speciale e costoso da smaltire. Ecco perché nasce a Grivello, il concime fatto di pellet di lana. Il risultato è una concimazione lenta che dura per ben 4 mesi, trattiene acqua e rilascia azoto, ideale anche per condizioni di siccità. Ecco perché fare concime con la lana non è affatto uno spreco. Ernesto Benfari. Sulle cime del Trentino, a Margone, le capre sono libere e profumano di fresco. Qui il pane non si fa con l'acqua, ma con il siero fermentato della robiola. Il pH del siero è ideale per la lievitazione di farine povere di glutine, come quelle di grani antichi e di grano duro. Quelle pagnotte di grani deboli, scartati in panificazione, che mai sarebbero lievitate, grazie al siero ricco di beta-carotene, oggi sono tra i più soffici e leggeri pani che si possono mangiare.